E tre, dicevo, appunto abbiamo un fumettista vero, un fumettista che è partito dall'essere un semplice lettore, come tanti noi siamo stati. Siamo tutti fumettisti. E è passato ad essere poi fanzinaro, all'epoca in cui c'erano appunto le fanzine, poi dopo si è diventato, si è entrato in relazione. E adesso è curatore di testata di Zagor, che immagino molti lo conoscano, nato nel 1961. E tutt'oggi sulla Breccia dell'Onda, grazie appunto a gente come Maurizio Burattini e tanti altri autori che portano avanti la tradizione di Sergio Bonelli e Danilo Ferrari. Teatro Maria Luigia. L'associazione Il Cammino Valceno ha organizzato una interessantissima giornata sui fumetti, come abbiamo qui la nostra locandina, Nuvolette sotto il castello. Siamo con Moreno Burattini. Allora, Moreno Burattini è un grande personaggio. Allora, da giovane, invece da piccolo, invece che giocare a calcio, leggeva, stava in casa. Questo che non ha giocato a calcio, i suoi amici gli sono ingrati ancora adesso. Allora, Moreno, 110 lode all'Università di Firenze, con una tesi sui fumetti. Moreno, allora, la tua vita in mezzo ai fumetti, tra questi c'è anche Zagor e Cico, mi sbaglio? Certamente, io sono 30 anni che lavoro come sceneggiatore di fumetti, come professionista in questo campo, ma prima di essere un addetto ai lavori, io ero un grande appassionato, un grande lettore di fumetti. Il mio fumetto preferito da ragazzo era Zagor, questo spirito con la scure, questo eroe creato da uno sceneggiatore che si chiamava Guido Nolitta e disegnato principalmente da un disegnatore che si chiamava Gallieno Ferri. Poi, crescendo, ho scoperto che Guido Nolitta era uno pseudonimo e che il vero nome di Guido Nolitta era Sergio Bonelli, cioè l'editore stesso di Zagor e il figlio di quel Gianluigi Bonelli che era il creatore di Tex. Quindi, insomma, ho cominciato a conoscere le persone, a entrare in questo mondo, e il mio sogno era di diventare anch'io, come Guido Nolitta, non un editore ma uno sceneggiatore di fumetti, uno che scriveva fumetti. E mi sembrava che Nolitta fosse bravissimo, mi chiedevo: ma come fa questo grande autore a appassionarmi così tanto? Ogni mese esce questo fumetto, io lo leggo, lo divoro e mi chiedo come andrà a finire questa storia. Ritenevo che avesse infatti aveva un talento straordinario. Ecco, il mio sogno era di diventare, non come lui, ma insomma provare in qualche modo a imitarlo. Bene, il destino è stato generoso con me, perché in mezzo a tante altre piccole sfortune che tutti abbiamo avuto nella vita, io perlomeno nel lavoro, ecco, credo di essermi perfettamente realizzato, e oggi sto facendo lo stesso lavoro che faceva Guido Nolitta, cioè scrivere le storie di Zagor. Con il tempo sono anche riuscito a superarlo quanto al numero di pagine. Ecco, Guido Nolitta ne aveva fatte 20.000, io credo di essere già verso le 30.000 tavole pagine sceneggiate in 30 anni di attività. Molto bene, senti, anch'io da piccolo Zagor, Cico e tutti i personaggi, Ellinger, tutti i personaggi cattivi che c'erano intorno. Tex è nato nel 48 ed ha un grande seguito anche a livello... 70 anni quest'anno. 70 anni quest'anno. Zagor? Zagor è del 1961, 6-1, e festeggeremo i 60 anni nel 2021 con dei grandi eventi. Io sono del 1962, questo vuol dire che Zagor è più vecchio di me di un anno, è come se fosse mio fratello maggiore in qualche modo. E quindi, comunque sia, è il secondo personaggio più longevo del fumetto italiano fra quelli che sono rimasti ininterrottamente in edicola. Il terzo, se uno vuole essere amante delle statistiche, è Diabolik, che è del 62. Il quarto è Alan Ford, che è del 69 e che sta per festeggiare il prossimo anno 50 anni. L'ultima domanda: l'industria del fumetto in Italia tira? Il pubblico va avanti, legge? Dunque, va detto che l'industria del fumetto italiano, che più che industria chiamerei artigianato, perché poi è sempre frutto di una passione, di un lavoro manuale proprio degli autori che si applicano, è una delle più importanti scuole del fumetto del mondo. I nostri fumetti sono esportati praticamente in mezzo mondo e quindi è un'eccellenza italiana. È chiaro che anche il fumetto, come i libri, come i dischi, come il cinema, paga il calo di attenzione dovuto al fatto che i fruitori, i lettori, gli spettatori hanno molta più offerta su internet, sulle TV, su Sky, sulle TV a pagamento, insomma, quindi c'è tanta più offerta, calano le vendite, però la Sergio Bonelli Editore si sta difendendo straordinariamente bene, il nostro Tex vende ancora quasi
200.000 copie al mese, Dylan Dog supera abbondantemente le 100.000, Zagor ne vende circa 40.000 al mese, quindi nonostante la crisi ancora teniamo alta la nostra bandiera. Insomma. Un quiz. Secondo voi, quando sono nati i fumetti? Il primo fumetto di quando è? Nel 400, nel 500, nel 2002, nel 1992? Quando? Una data. Allora, questo qui che vediamo nel disegnetto, ora qualcuno che è veramente informato dirà non è vero rispetto a quello che dico, però ve lo spiego perché. Si chiama Yellow Kid. Questo Yellow Kid è un ragazzino. Yellow Kid vuol dire il bambino giallo. Lo vedete il bambino giallo? Qui, no? Il bambino giallo è un soprannome, perché in realtà ha un nome preciso. Si chiama Michael Dugan. E è un personaggio di una striscia che si chiama Dugan's Alley, che vuol dire il vicolo di Dugan. L'autore si chiama Richard Felton O'Cold. Questo O'Cold pubblicò questa sua serie di fumetti, che si ritiene, che si può ritenere che sia la prima, su un quotidiano newyorkese a partire dal 1895. Quindi la data di nascita del fumetto, stabiliamo che mese più, mese meno, anno più, anno meno, è 1895.